Guarda che comunque ti ho visto che ci stavi provando con Federica, eh. Non ci stavo provando. Sì, ci stavi provando. Stavo facendo amicizia. Voilà, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog. Come state? Tutto a posto? Io un po' assonnato, però dettagli. In questo video vedrete un piccolo sketch che abbiamo registrato io, Federica, la mia ragazza, Sespo, Montesi. E infatti finalmente per la prima volta l'ho vista anche io, la vecchia vlog house. Oh, dai. Vi invito subito a lasciare un bel pollicione in su per supportare questo nuovo vlog. Vi ricordo che ogni giorno troverete ben 2 video sul canale, perché per questo mese va così. Mi raccomando gente, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ovviamente, per entrare a far parte della nostra grandissima famiglia. Ah, mi sono fatto male al braccio. E correte a seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, link qua sotto in descrizione. E poi c'è Fede che è un po' stanchina. Amore, sei provata? L'ho fatto dormire soltanto 3 orette. Vai con gli sketch. Che poi, che vuol dire vai con gli sketch? Cioè, via col video. In questo momento mi sta spiegando come funziona quell'aggeggio lì che io devo avere per forza. E c'è sempre Federica laggiù che ci sta aspettando. Ciao amore! Ma avvicinati un pochettino, non fare da sociale. Ok, adesso stiamo facendo un video per il suo canale che voi non so se avrete già visto o dovete ancora vedere. E io sto dondolando come un matto. Volevo dare 2 colpi al sacco, solo che è un po' scarico di... Fra, guarda, è un po' moscetto, come dire. Ma il tuo muscolo o il sacco? No, non ti preoccupare, cucciolo. Federica, come dire? Dire, è incantata dalla vecchia vlog house. Dai che ti butto in piscina. Dai, andiamo su. Così si preparano i video, vedete, prendete se ti metti da seduto lui. Ah, giusto. Vlog nel vlog, yeah. Che bella giornata, davvero molto soleggiata. Le previsioni del tempo, ragazzi. Montesi sta dentro e noi stiamo qua. Tutto a posto, bro? Che dici, possiamo iniziare? Dai, io direi proprio di sì. Inquadratura, aspetta che giustamente faccio. Qual è il tuo lato migliore? È uguale? Ok, io allora me lo metto a sinistra perché... Perfetto. Adesso iniziamo a riccare il suo video. Monte è rimasto chiuso dentro la camera e non ci è venuto ad aiutare. Sta sociale. Ci vuole un anno a configurare sta cosa. No, 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 basta, basta. Perché stai parlando da tipo 2 ore soltanto di questo affare e non va bene. Allora, ah, grazie mille. No, perché si è appena lamentato che stai parlando tanto, quindi... Ah, allora niente, te lo volo da te allora. Basta, ciao. Oh, ma quello sono io che sto vloggando. Ciao, dallo specchio. E niente, abbiamo finito di girare il video per il canale di Sespo. Poi presto dobbiamo registrare un video anche con te, cucciolo. E anche sul canale di Fede, che non ha un canale. Però molto presto lo aprirà, vero? Allora, a 127.000 like, Federica apre un canale. A 127.000. Dai, oh, te pensi proprio così. Ora probabilmente io girerò per casa così senza una meta, come faccio al mio solito. E no, potevo farti tipo vedere. Guardate che carino. No, è scomparso. Dove sei? Come si chiama? Oh, regà, come si chiama il... Patti. Pensavo Patti come mia madre. È scomparso. Ve lo volevo far vedere, raga. Niente. Non mi calcola, non mi considera. Patti non mi considera, ragazzi. Sono una persona molto depressa. Allora, non lo so, chiedi pure allora. Chiediamo. Io devo fare un video. Questo qui è il primo iPhone che riesce ad andare sott'acqua. Fino a 2 metri. Teoricamente anche praticamente. Io voglio fare proprio il test. Mi butto in piscina così sotto e risalgo. Adesso vediamo che succede. Non lo so, sono proprio indeciso. Potrebbe aver buttato $1.000.000. Vediamo un po'. Vabbè, io per sicurezza intanto faccio così. E me ne vado. Ah, ok. Tiè, questo si è scordato. Ah, non ho, ho soltanto una mano. No, che cosa fa? Già mazzottato il portafoglio. Ah, pensavo che si stava a togliere i pantaloni, raga, vi giuro. Mamma mia. Già c'aveva la miniatura pronta. Non potete capire, ragazzi, Sespo, quanto è bello. No, per dire, sto piangendo per quello che devo fare, quindi non me lo ricordare. Ah, ok, pensavo che stavi dicendo qualcosa di privato, davvero. È splendido. Ma già calcetto. Io non sono capace, broda. Giochiamo. Mi insegni? Oh. Sul calcetto. No, video Sespo mi insegna a giocare a calcio. Vai, like se lo volete. Io ho già 12 anni a calcio, quindi... Vabbè, mo non te vanta la cucciolo. Non ho detto che sto forte, ci ho giocato. Ho detto qua c'è tipo la cosa di luce che ora... Sì. Bianco. La mia felpa, ragazzi. Che ora butterò in piscina, così a caso, senza un motivo logico. Ok, no, non è vero, la metto qua, perché sennò dopo è bollente. Mi butto io in piscina, ho deciso. Ciao. Vai, vedi al posto del mio iPhone. Sì, sì, lo faccio, mi butto vestito. Guardate, 3, 2, 1. E siamo venuti qua sostanzialmente per prendere un po' di sole. Infatti adesso ci abbronziamo, mettiamo la crema solare. Lei è affascinata proprio da questa casa. La Yakuza. Ma vuoi vivere qua?
No, io la voglio a casa mia. Vabbè, paghiamo l'affitto. No, paga affitto. Era bella questa come casa, perché ci siamo dovuti trasferire a Milano, se no rimanevamo ecco. Qua. Molto presto anche io verrei a Milano da noi. Esatto. E Federica verrà abbandonata a Roma, starà qui al suo destino. Ah, là dentro. Esatto. Ah, sì, sì. Anzi la troveremo proprio là. Dai, amore, sento la tua mancanza. Ah, che brava, brava, complimenti, brava, complimenti. Brava. Cioè, non senti la mia mancanza, eh? Mi sorride pure io. Dai. Adesso probabilmente vedrete un cambio di inquadratura tra 3, 2, 1. C'è Edoardo laggiù che sta facendo, non so, l'intro del suo vlog, una roba del genere. Qua ci sono gli uccelli che mi parlano sopra. Sto vloggando. Grazie mille. E Federica è rimasta là. In tutto ciò è arrivato anche Alessandro. Guardateli quanto se la vlogheggiano. Manca a sentirsela così calda, oh. Vlog nel vlog a sto punto. Ma secondo te, intanto c'è pure Anthony, che qua stiamo pure. Buonasera! Un video che avrete già visto sul canale, è quello dove reagisce. Dove reagisce? Io mi sono già perso 14 volte in questa casa. Adesso accadrà una cosa. Allora ho deciso. Io salgo da dietro sul tetto, gli dico che questa è la sua scatola con dentro l'iPhone. Perfetto. Glielo lancio in piscina. Ok, perché lui sta facendo un prank a Sespo. Oh, però distraimelo. Ok, ok, ci penso io, bro. Ci penso io. Quanto mi piace questa cosa, mamma mia. Entriamo nel personaggio. Edo, è una bella giornata oggi, vero? Che mi devi buttare in piscina? No, non ti devo buttare in piscina, bro. No, ti volevo dire, guarda che comunque ti ho visto che ci stavi provando con Federica, eh. Non ci stavo provando. Sì, ci stavi provando, stavo bro. Stavo facendo amicizia. Non è vero. Amore? Ci stava provando con te, vero? No. Vi ho visti. Ha detto no. Vi ho visti. Ci siamo presentati, abbiamo fatto amicizia. Non mentirmi, non mentirmi. Mi ha fatto amicizia. Voi l'avete visto, vero? Ho filmato tutto quanto. Vabbè, non va bene. Allora, dobbiamo dire. E pace a lui! Attenzione! Bella, bro! Bello, bro. Io ho paura dell'iPhone. Aspetta, che devi fare? Buttarlo in acqua. Con l'iPhone. E comunque ti ho visto prima. Non è vero. Sì, amore. Siamo sicuri? Siamo sicuri di ciò che ho visto? Assolutamente sì. Vabbè, se non glielo dovevamo dire, però. No! Non è vero. È successo davvero. È successo davvero. Basta, io me ne vado. Basta. Che cosa sta succedendo? Attenzione! Aspetta, tanto è resistente all'acqua. No, no. Non è resistente all'acqua salata. L'acqua salata. E questa è l'acqua salata. L'acqua della piscina, ragazzi, è salata. Senti il cuore, senti il cuore. Ragazzi, ho toccato il cuore di Sespa. Il petto di Sespa. Uno, due, tre. No! No! Boh! In che condizioni sta? Apri il braccio! Ma è vuoto. Oh, manca a far prank così, io. C'ho freddo. Siamo ad ottobre. Sto facendo il mio primo. Le iscritte saranno contente di questo. Oh, bravo. C'è un asciugamano che sta morendo. No, io direi di lasciarlo così un po'. Per favore, dammi un asciugamano. Amore, adesso mi butto anch'io, ok? Ma sei raffreddato. Anzi, ti butto a te. Non ci sono certo. Davvero, ragazzi, non posso fare più certe cose. Ormai è un'età. Ok, sono salito sul tetto anch'io e ora mi lancerò con tutti i vestiti. No, sapete che non lo farei mai, ho troppa ansia. Guardate quanto è piccola. Amore, ti tengo tra due dita. Ah, ci ha lasciato da soli finalmente. No, no. E adesso che cosa faccio? Devo buttarmi, per forza. Eh? Come? Allora, da notare la scena, lui tutto bagnato, tutto sexy, così, che si avvicina a lei. No, ragazzi, questa scena no. Adesso girati e scendi, vai. Ma guardate, imperterriti continuano a parlare. Cioè, non la finiscono. Davanti a me poi, capito? Comunque c'è una bella vista qua in tutto ciò. Guardate il verde che ci accoglie. Ho le vertigini, vi giuro. Beh, io allora a sto punto gli rubo il telefono. Ma ci sta. Perché tu rubi la ragazza e io rubo il telefono. Cioè, facciamo sto cambio. No, mazza, mi scambieresti con telefono? No, perché lui l'ha già fatto, capito? Ti ha già presa, ti ha già conquistata. Anthony geloso qua sotto nei commenti. Hashtag Anthony geloso a stecca. Guardatelo però quanto è carino Edoardo con la sua copertina. Oh, stiamo a ottobre. Ti sto tradendo io adesso. No, qua è tutto un giro di tradimenti. Ok, gente, per cui questo era il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, che comunque è sempre gratuito, non costa niente. Di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. C'è gente che passa di là così a caso. Federica è ancora dormiente, giustamente, perché abbiamo un sonno che proprio ci si porta via. Abbiamo comprato il materasso nuovo, sì! Questa volta però Nerino non lo sgonfierà. Vi ringrazio per la visione, vi voglio bene.